Faccio sport, o meglio, ciclette per Luca. Salve a tutti, utenti di YouTube da Leandro, conoscitore italiano. Ebbene, oggi mi trovo qui perché un mio fan che si chiama Luca, poco tempo fa mi ha fatto una donazione su YouTube e mi ha richiesto di fare un video dove vado a fare lo sport, no? Lui mi ha detto fai piegamenti, flessioni, ma purtroppo caro Luca non riesco perché non ho qualcuno che mi riprenda, non ho uno strumento adeguato che stia in alto per riprendere mentre faccio le flessioni o i piegamenti, quindi sono costretto, caro Luca, purtroppo a ricorrere alla cicletta. Eccola qui per te, oggi con te, caro Luca, andrò a fare infatti un bel po' di biciclette, vediamo a che punto riesco ad arrivare. Al mio 3 vado a mettermi sopra al sellino e a pedalare in tua compagnia. Ovviamente vi tolgo le ciabatte. 1, 2, 3, via. Ecco qua. Facciamo sport insieme, cari utenti di YouTube. Luca, grazie della tua disponibilità. Ecco qui. Andiamo di fatto a divertirci a fare sport insieme. Caruta, eh? Aspetta che. Ecco qui. Ecco qua. Ciclette col conosciuto italiano, ragazzi. Ecco qua, ciclette col conosciuto italiano. C'è anche il display che mostra, caro Luca, quanto, diciamo così, vado a fare a livello di chilometri, cioè il chilometraggio, caro Luca. Beh, non dico il cognome per motivi di privacy, di come ti chiami, anche perché non so se effettivamente il cognome, o meglio la parola che segue per l'appunto il tuo nome, sia il cognome o un nickname, comunque ti ringrazio lo stesso. Ecco, ho già percorso 100 metri, vorrei arrivare almeno a 10 km, 20. Chi lo sa, intanto io vado avanti perché voglio fare questa cosa con tutti voi. Mi prendo, davanti a me ho il display, caro Luca, e non mi dispiace fare, diciamo così, la cyclette, perché comunque è un'attività che mi dà la possibilità, di fatto, di potenziare i miei polpacci, caro Luca. E quindi, conseguentemente parlando, caro Luca, le mie gambe, uno chiama fai ciclette con lo scaldacollo, sì, perché sento freddo, ragazzi, fa freddo, siamo in inverno, tra l'altro oggi la giornata non è delle migliori, ci sono diverse nubi in cielo, le quali rendono chiaramente la giornata lugubre, triste, gotica, e dir si voglia, va bene, trovo sempre tanti vocaboli adeguati, sinonimi, mi chiameranno il dizionario di sinonimi e dei contrari di Andriani, che dire, eh? Bel nome, mazza che gambe secche, eh? Ecco, una delle mie caratteristiche, caro Luca e cari utenti di YouTube, è il fatto che di fatto, ho le gambe magre, o meglio le gambe molto secche. Non ho gambe o cosce cicciotte, tornite, sono un ragazzo, o meglio un uomo, magro, intanto che mi vedete il simpatico Casio, io sono sempre stato legato ai cosiddetti meravigliosi, dolci e angelicati Casio, li trovo degli orologi impeccabili, ma soprattutto orologi che si rompono con grande difficoltà, oltre a durare una marea di anni. Io è dall'anno 2019 che ho questo Casio. E ancora funziona alla perfezione, alla grande, e spacca il minuto, va bene? Ecco, già è passato 1 km, ma non mi sto per nulla annoiando e o stancando, le mie gambe sono ancora piene di carica, di verve, chi più ne ha più ne metta, e quindi di fatto, è bello darsi da fare per Luca che ha voluto fare questo simpatico e dolce regalo a me, il conoscitore italiano. Va bene? Ecco, questo Luca è un video per te, tu mi hai chiesto flessioni, ripeto,
Le posso anche fare, ma non ho qualcuno che mi riprende, non ho neanche un aggeggio, un cavalletto, non ho nulla. Quindi purtroppo ti dovrai far andare bene questo video qua, in cui faccio la sigletta da casa, chiaramente. Va bene? Ecco, io sto continuando a fare la sigletta, ma tra poco smetto, perché comunque è inutile che proseguo. Alla fine io basta che ti ho soddisfatto la tua sete di voglia, cioè la tua voglia di vedermi fare attività fisica, no? Qualsiasi essa sia, anche per esempio la sigletta, che forse è la più stupida, no? È la più cretina che esista. Beh, è pur sempre un'attività fisica, caro Luca, va bene? Luca non è tanto amore, il ragazzo della Puglia, eh? È un altro Luca, ok? Ecco qua, ragazzi, io sto continuando a fare attività fisica con voi, è già passato... Ecco, è passato un chilometro, direi che ci possiamo di fatto, de fatto, fermare. Va bene? Niente, inutile che proseguo, perché tanto la stessa cosa è... L'importante è che sto facendo attività fisica, questo è importante. Ho le gambe che iniziano a stare ancora meglio, i polpacci sono ancora più visibili, barra ancora più muscolosi. Mi consente l'ultima cosa, tu vespa? Ho rimesso a posto l'Italia, non ho mai fatto tempo di andare così all'Italia, ma non c'è niente idea. E soprattutto, vi dico soltanto l'ultima cosa e poi mi vedo. Quando sono entrato a Palazzo Chigi, sono stati tanti ragazzi che volevano bombarmi, io ho detto no, non mi metterò mai in condizioni, mi consente, di andare a fottere, preferisco farmi le due notti e soprattutto mettere la mano lì dove non batte il sole, anche perché la patoncia deve girare, mi consente, giusto? Ecco ragazzi, sto finendo, sto ultimando, mi sto divertendo in un poco, quindi velocità elevata, dai! Luca, guarda che per te che lo sta facendo amico io oggi, eh? Un video tutto da degustare, caro Luca. Il conoscitore che va in bicicletta, ragazzi, eh? Che gambe magre che ho, però, ragazzi. Purtroppo magre, in effetti, devo ingrassare un po' di più. Purtroppo il problema è che non ingrasso. Mangio e non ingrasso. Beh. Chissà perché. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo, va bene? Basta, ragazzi, sono troppo ricoglioni, scusate la volgarità. Vabbè, continuo dopo, proseguo magari dopo, ora mi fermo qua. Grazie al caro Luca, sei un grande caro Luca, grazie per la donazione, spero che ti vada bene questo video, ripeto, pressioni, praticamente non ho qualcuno che mi possa riprendere, però ti posso garantire che ci sono in questo canale YouTube dei video in cui faccio attività fisica, tipo piegamenti col power twister, con il cosiddetto mollone. Quindi vattene a cercare caro Luca, perché sono convinto che ritroverai il video in questione dove piego i molloni, o meglio i molloni. Bene, io proseguo ancora, ma... Ringrazio e vi saluto il grande Luca, un abbraccio forte a te, mi raccomando iscrivetevi al canale Conoscitore Italiano, commentate, un salutone a voi a tutti e al prossimo video, grazie.